Non è un fuoco d'artificio, è qualche cosa. Il progetto Crowdfunding 2023 ha evidenziato dei numeri particolarmente interessanti. Si può a questo punto affermare che non è soltanto un progetto, che non è soltanto un prototipo, che non è soltanto un'iniziativa che la Fondazione ha voluto fortemente verificare come poteva impattare sul territorio. Ormai il progetto crowdfunding della Fondazione è un progetto consolidato che evidenzia dei numeri molto interessanti. È la terza edizione, quella del 2023, che si è chiusa al 31 gennaio. E è una terza edizione che vede i fondi raccolti dalla comunità in forte crescita, non soltanto quindi le disponibilità della Fondazione del 2021 di 50.000 euro, del 2022 di 100.000 euro e del 2023 di 130.000 euro, hanno più che raddoppiato i fondi che si sono raccolti dalla comunità di riferimento. Buoni progetti che sono stati presentati, su 18, 16 hanno raggiunto l'obiettivo, un obiettivo molto importante perché 200.000 euro raccolti dalla comunità di riferimento, ai quali si aggiungono i 130.000 euro della Fondazione, sono un risultato molto interessante che potrà essere utilizzato per dare risposte a quei bisogni che i progetti hanno voluto sottolineare. Progetti che, ripeto, sono stati realizzati attraverso l'impegno delle associazioni, di tutti i settori di intervento della Fondazione, perché ci sono settori non soltanto nell'ambito della beneficenza, della filantropia, del volontariato, dell'aiuto alle famiglie, agli anziani, ma anche settori come l'ambiente, settori come l'arte, la salute, la medicina. Quindi questo è un altro elemento da sottolineare con forza, perché tutti gli ambiti della Fondazione sono stati raccolti dal nostro mondo del terzo settore, che così ha confermato anche la validità del suo intervento, una validità che è stata certamente aiutata anche dalla Rete del Dono, la piattaforma di crowdfunding che è stata utilizzata per le donazioni, e anche dal Centro Servizi del Volontariato, che è l'altro soggetto che ha aiutato a realizzare questi progetti.